Inaugurata una nuova location alla Tenuta Massellina di Castel Bolognese, un progetto che parla di vino e di enoturismo di alta qualità per l'intero territorio della Romagna. Oggi inauguriamo questa struttura, 4 anni di durissimo lavoro. Con grande soddisfazione oggi presentiamo al pubblico una struttura polifunzionale che si colloca all'interno dei nostri 16 ettari di vigneto biologico. Qui, come vedete, siamo in una bellissima bottaia. Abbiamo il locale per la produzione del metodo classico, il locale per i vini delle anfore, sale degustazioni, sale riunioni e locali per poter svolgere attività di B2B. Ecco, questo per noi è vivere il vino. E ormai un consumatore di vini di qualità vuole vivere l'esperienza direttamente in azienda, conoscere la natura che ha generato questi magnifici prodotti, conoscere le persone. Questa è una cosa alla quale teniamo molto ed è il cuore del motivo per cui abbiamo fatto questo investimento. Il vino di alta qualità, con posizionamenti importanti, ha bisogno anche di essere raccontato, degustato e vissuto sul luogo di produzione. L'enoturista dunque potrà recarsi in tenuta per degustare i vini, visitare i vigneti e la cantina. Possibile da subito fruire dei servizi su prenotazione utilizzando l'apposito link dal sito www.massellina.it. Il vino ormai, da alimento puro che era con i nostri nonni, ormai è un alimento dell'anima, dico io, nel senso che attraverso il vino noi viviamo un'esperienza emozionale, conosciamo la cultura, i musei, conosciamo le grandi opere artistiche di un territorio, la gastronomia. Ecco quindi che, come dire, questa struttura ci permette di rappresentare le meraviglie della Romagna con un paio d'ore assieme a noi. A Vinitaly sarà lanciato in grande stile questo progetto che va ad aggiungersi come tassello fondamentale al mosaico dell'enologia romagnola. Andremo con lo spirito che ci contraddistingue, quello di innovazione, qualità, sempre nel solco della tradizione. A noi piace definirci grandi innovatori, un'azienda molto dinamica e molto flessibile, ma sempre rispettando e valorizzando i criteri della tradizione. Per cui non voglio anticipare nulla, vi aspetto a Vinitaly per presentare le novità. Noi siamo grandi produttori, una cooperativa a 5.000 soci, abbiamo 7.000 ettari di vigneto e volevamo presentarci anche con un upgrade da un punto di vista dell'immagine. La Romagna ha bisogno di questo, noi siamo produttori di eccellenze, siamo rimasti un po' indietro rispetto ad altre regioni sul racconto di queste eccellenze. Negli ultimi 10 anni abbiamo fatto molto lavoro e questo si colloca in questa direzione, quindi riportare alla tutta la Romagna, non soltanto a Tenuta Massellina, un valore aggiunto che non sempre ci è stato riconosciuto negli anni. Ci stiamo riuscendo e sono sicuro che i prossimi anni potranno essere ricchi di soddisfazione per i produttori della Romagna. Questa è una struttura costruita con i criteri di Casa Clima, quindi di fatto la bioedilizia. Noi abbiamo voluto anche dare un segnale di concretezza sul fronte della sostenibilità. Spesso se ne parla molto, ma senza poi dare dei significati concreti. Noi abbiamo tutti i vigneti convertiti a biologico, abbiamo fatto questa struttura appunto con il sistema Casa Clima, abbiamo i pozzi della geotermia che ci permettono di recuperare il calore dal sottosuolo e abbiamo il fotovoltaico per la generazione di energia elettrica, quindi è una struttura che dal punto di vista energetico sostanzialmente è autosufficiente. Questo darà valore aggiunto appunto al percorso dell'enoturismo che vogliamo avviare in affiancamento al B2B in questa struttura. E proprio recentemente il ministro Centinaio ha firmato il decreto che norma l'enoturismo e diciamo che è come se ci fossimo sincronizzati da questo punto di vista. Ci siamo divertiti anche nel nominare i diversi ambienti di questa struttura. Qui siamo appunto nel locale bottaia, il locale finile lo troveremo al piano d'ingresso dove si faranno bellissime degustazioni e poi abbiamo la sala panoramica, che è una sala riunione utilizzabile anche per le degustazioni, ma dalla quale si può ammirare tutte le bellezze del paesaggio della Romagna. Vini che si troveranno all'interno della struttura da poter degustare. Vini di Tenuta Massellina, tra cui appunto il nuovo prodotto che è il Sangiovese Riserva Serra, della sottozona Serra, che ha grandi elementi di terroir di altissimo livello, e troveremo tutti i vini di altissima gamma del nostro gruppo, anche vi compresi i prodotti della nostra amica Montresor di Verona. Quindi chi volesse comprare anche una buona bottiglia di Valpolicella Marrone può venire anche a Tenuta Massellina. È un anno che abbiamo acquisito appunto la Montresor a Verona, questo sempre in un'ottica di completamento dell'alta gamma, soprattutto per l'export. A Marrone e Valpolicella sono grandi apripista da tanti anni per i mercati statunitensi, il mercato canadese. Questo aiuta ovviamente i nostri prodotti, che sono già di
altissimo livello, ma a affiancarsi a prodotti che hanno già un'immagine molto alta di percepito nel mondo. Un progetto quindi che ambisce a sviluppare in Romagna sinergie e collegamenti forti e strutturati con i settori del turismo, della cultura e della gastronomia per ulteriormente contribuire affinché all'Italia e al mondo della Romagna del vino venga riconosciuto quel valore aggiunto che merita. Felicissimo di essere qui a fare questa cosa, vuol dire che abbiamo raggiunto un obiettivo che ci eravamo prefissi tanti anni fa, che è quello di un miglioramento costante della nostra azienda e delle performance della nostra azienda in giro per il mondo. Indispensabile oggi è fare qualità, proporre al mondo progetti e prodotti di qualità, e questo è l'esempio materiale della qualità. Abbiamo realizzato questo sito in qualche anno, insomma ci abbiamo pensato, l'abbiamo studiato, l'abbiamo progettato con degli obiettivi insomma anche ambientali, no? Tutto sottoterra, tutto nascosto e non solo, anche energeticamente autosufficiente per un valore aggiunto. Tutto questo per che cosa? Perché il Cevico negli ultimi anni ha deciso come strategia di portare in giro per il mondo i propri vini, e per far questo noi dovevamo fare il primo passo, che è quello di rappresentarci al meglio nel mondo. Quando la gente viene qui, a mio avviso, è pronta e disposta per fare un contratto, ben predisposta per farlo, insomma. Qui siamo proprio nell'esempio minimo tecnologico, molto manuale, cioè qui i vini veramente vengono raccolti come se fosse un gioiello, no? Ma ce lo possiamo permettere in una situazione parziale. Invece il nostro progetto è quello di valorizzare moltissimo il territorio Romagna, dare valore aggiunto al prodotto e dare valore aggiunto così ai nostri soci. Noi abbiamo bisogno che i nostri soci vivano, guadagnino e possano sopravvivere in queste zone. Abbiamo iniziato un percorso molto lungo, intanto valorizzando tutto in Italia, quello che era possibile. Noi abbiamo un'attenzione per il mercato italiano spasmodico, tutti gli anni modifichiamo i nostri vini, li ristrutturiamo, li organizziamo, cerchiamo di renderli più unici possibili. Poi ovviamente c'è stato negli ultimi anni, anche per necessità economiche, insomma, e per una strategia dell'azienda, negli ultimi 15 anni ci siamo aperti al mondo. Oggi esportiamo in quasi 70 posti, dalla Mongolia all'India, alla Cina. La Cina è uno dei nostri più importanti mercati insieme al Giappone, insomma, andiamo un po' dappertutto. Con più difficile il paese è più facile affermare i nostri vini, perché ovviamente sono più originali, e pian pianino poi abbiamo anche allargato l'area dei nostri prodotti. Abbiamo collaborazioni importanti in Sicilia, Puglia, Marche, Abruzzo, insomma, per un'azienda tutto tondo in Italia. Direi di fare due distinzioni, Italia ed estero. L'Italia è più abituata a bere bene, vini più naturali possibili, meno solfiti, prodotti legati alla natura e all'originalità del prodotto, per cui pochi zuccheri dentro, poca morbidezza, un vino ricercato, grandi profumi, grande struttura. Il mondo è fatto di migliaia di clienti. Immaginate la differenza fra uno che vive in Svezia, che mangia, non so, un pesce come il salmone, che ha bisogno di un bianco bello, profumato, strutturato, che pulisca la bocca dopo il pesce, a un cinese che mangia il maiale fritto e dolce, con una glassa dolce sopra. Ecco, sono dei mondi che non vanno omogenizzati su una cosa sola. Non esiste un vino che va bene dappertutto, esiste un servizio, una realizzazione, dei progetti fatti per ogni territorio. Noi in questa cosa qui siamo stati un po' i bravi, i primi che abbiamo aperto il mondo a questa necessità di rapportarci col cliente. Noi siamo partiti col mettere al centro il cliente. Cosa vuoi? Vediamo se all'interno della nostra azienda possiamo darti. L'altra cosa che ci chiedono moltissimo è il servizio, per cui capacità di dare risposte, lotti piccoli di produzione, personalizzazioni, tantissimo, no? E soprattutto un lavoro grandissimo sui nostri brand più importanti. Questo lo stiamo facendo. Pensiamo insomma che qualche anno fa vendevamo neppure una bottiglia di spumante. Oggi in Giappone Cevico vende 1 milione di bottiglie di spumante all'anno, ed è questo risultato per me eccezionale, perché lo facciamo con il Trebbiano di Romagna. Tenuta Massellina è l'azienda vitivinicola di proprietà di Terre Cevico. Sorge sulle colline di Castel Bolognese, nel Ravennate, nel cuore della sottozona Serra, su terroir fra i più vocati di Romagna nella produzione di Sangiovese. Nei suoi 16 ettari di vigneto, tutto biologico più 6 di bosco, sono presenti vitigni autoctoni come Albana, Sangiovese, Trebbiano e Grechetto Gentile, Pignoletto. Qui a Massellina troviamo un po' di tutto, perché troviamo Cevico a 360 gradi e poi troviamo una chicca, ad esempio come questo vino che facciamo dentro le anfore, che è un modo storico, che il vino è nato così, si mette all'interno di questa qui il grappolo compreso il tralcio, insomma compreso il graspo, e poi si fa maturare e viene fuori un vino originalissimo che riporta proprio al tempo antico. Ovviamente questa è una nicchia piccolissima, perché poi il vino si è evoluto, oggi siamo abituati a bere altri vini, però per far capire che la nostra gamma di vini è veramente molto ampia, insomma, ecco.
dobbiamo solo essere capaci di presentarla. Soddisfatto di questa nuova storia? Beh, insomma, essendo uno dei protagonisti sicuramente sì. Il problema è che non ci possiamo fermare, bisogna che la storia inizi la seconda parte e da qui ci sono le fondazioni per partire e andare avanti. La nuova struttura inaugurata ha visto un investimento importante nel recupero architettonico di un classico fenile romagnolo ed è interamente realizzata con gli standard più alti di sostenibilità ed ha ottenuto la certificazione massima di Casa Clima. Per l'acqua calda e il riscaldamento viene utilizzato il calore captato da 14 pozzi geotermici e buona parte dell'energia elettrica è generata da pannelli fotovoltaici. All'interno anche la bottaia, un locale di affinamento per lo spumante metodo classico, uno spazio dedicato ai vini nelle anfore, oltre che nuovi spazi per le degustazioni ed il racconto di un territorio. Una nuova storia, ma una storia che continua. Massolino per noi è una scuola enologica importante perché ci ha insegnato i valori dell'enologia, che sono quelli della scienza, che sono quelli del rispetto e sono quelli del coraggio. Oggi abbiamo una struttura nuova dove possiamo raccontare queste cose al mondo del vino, al territorio, e è un territorio come questo che è la Serra, che è un territorio che ha vocazionalità come tanti territori della Romagna importanti. Sono vigneti coltivati prevalentemente a cordone speronato, abbiamo impiantato 2 ettari nuovi di Albana che verranno in produzione fra 3 anni e questi vogliamo rispettare un po' la tradizione, verranno allevati a pergoletta romagnola, quindi questo è un po', tutti impianti che vanno nel senso della qualità e nel senso del rispetto per la materia prima che è l'uva. Agronomy Enology sono un team affiattato all'interno della nostra struttura e l'obiettivo è quello di portare l'emozione nel bicchiere, questo è un po', mi piace pensare che questo sia un territorio per il nostro gruppo che sviluppa una enologia di contaminazione culturale e scientifica. Insomma, molto spesso qui ci troviamo con gli amici agronomi, con gli amici enologi, con le varie associazioni di categoria proprio per discutere anche proprio questo concetto qui. E qui è un modo proprio per crescere, per far crescere il territorio. Che cos'è l'enologia, Sama? Fino a 10 anni fa, prima di intraprendere questa esperienza con Massellina, ero convinto che l'enologia, un po' anche perché è la scuola che te l'insegna, è la scienza che studia la trasformazione dell'uva in vino. In realtà l'enologia ha tanti valori, contiene tanti valori. Io dico sempre quando parlo con i giovani enologi, con gli studenti, e facciamo diversi incontri, insomma, che l'enologia è basata su 3 valori fondamentali. Uno è la scienza, la coscienza, perché comunque il vino va prodotto con la conoscenza della fisica, della microbiologia. Uno è l'ascolto del territorio, che è fondamentale per poter fare vino, per poter fare eccellenza, e l'altro è un elemento mai da dimenticare nella vita, che è il coraggio. Il coraggio che per noi è la sperimentazione, la voglia di mettersi in gioco, la voglia di continuare questo percorso in maniera entusiasmante. Forse il coraggio che rappresenta un po' anche questa zona sottostante la nuova sala del Fienile e che rappresenta su 3 sale quella che è un po' la storia anche di Massellina, vogliamo vederla così? Sì, c'è una sintesi qui, c'è una sintesi che sono le bollicine, che sono l'affinamento in legno e che rappresenta il vino affinato e vinificato in anfora. Ecco, c'è un po' la storia di questi 10 anni, quest'anno Massellina, la vendemmia 2018 è stata la 10ª vendemmia, quindi abbiamo raggiunto, diciamo, questo percorso. Le uve non vengono vinificate su questa struttura, ma vengono vinificate, noi abbiamo una collaborazione con una scuola, che è l'Istituto Tecnico Agrario Scarabelli, che è un po' una fucina di tanti enologi, no, che escono dalla scuola di enologia di Cesena, vengono vinificate. Contestualmente alla vinificazione lavoriamo anche con i ragazzi per fargli appassionare questo mestiere, che è quello del vino. Questa sala abbiamo voluto un po' raffigurare quello che è la storia per l'ottenimento del metodo classico e quello che è il l'oggi sostanzialmente per l'ottenimento del metodo classico. Il numero di bottiglie che noi facciamo sono importanti, di bollicine, e questo comporta comunque, per tutte le lavorazioni che sono comunque nel rispetto della tecnica, devono essere meccanizzate. È un grande lavoro di pazienza, no? Massellina ci sta insegnando anche questo, insomma, che i tempi giusti per il vino, per poter dare un'emozione del bicchiere, sono questi. La parola d'ordine è rispetto qui dentro, nel senso che Massellina dal prossimo anno termina il periodo di conversione
da convenzionale, ad agricoltura convenzionale, all'agricoltura biologica, e anche questa struttura qui è altamente sostenibile, quindi si autoalimenta sostanzialmente attraverso meccanismi di coibentazione, fotovoltaico e geotermico. Quindi questo è un pacchetto, diciamo, del territorio di grande esempio di sostenibilità. Vino B.io, sempre più protagonista, questo è il trend che richiede il mercato internazionale, non solo quello italiano. È una referenza che oggi fa oltre 500.000 di bottiglie, di Terracevico, porta nel mondo l'immagine del vino biologico. È un investimento trasversale che racchiude referenze locali come il Trebbiano Spumante e il Sangiovese, ma anche vini, diciamo, anche vini del sud. E è bio, che deve essere visto proprio come un vino incentrato sul rispetto del territorio, di chi lavora e di chi vive il territorio. Il biologico per noi è questo, insomma, i vini comunque sono tutti buoni, ma vengono coltivati, diciamo, con una forma di rispetto del terreno in maniera particolare.